Tuttavia, la maggior parte degli americani intervistati non aveva un'opinione forte sui reali. Un nuovo sondaggio di NBC News suggerisce che gli americani hanno un'impressione altrettanto favorevole del principe William e Harry, con il duca che ha un leggero vantaggio su suo fratello. Entrambi se la cavarono decisamente meglio del loro padre, Re Carlo. Tra gli adulti statunitensi, il 29% ha un'opinione positiva di Harry, contro il 24% che ha un'opinione negativa, e il 26% ha un'opinione positiva del principe William, rispetto al 13% che ha un'opinione negativa. Al contrario, il 15% degli americani ha un'opinione positiva di Re Carlo, contro il 26% che lo vede negativamente. Il punteggio netto di Charles è migliorato dal 1997, l'ultima volta che un sondaggio della NBC News ha chiesto agli americani la loro percezione di lui. Quell'anno, il 18% degli americani aveva una visione positiva del futuro re e il 47% aveva una visione negativa dell'allora principe, un punteggio netto di meno 29. La conclusione, tuttavia, è che agli americani non importa molto dei reali. Il 61% ha affermato di sentirsi neutrale o di non sapere abbastanza sul principe William per dare una valutazione. Mentre il 59% ha detto lo stesso di Charles e il 47% ha detto lo stesso di Harry. Il sondaggio ha anche messo le due coppie reali più giovani Harry e Meghan e William e Kate l'una contro l'altra. Il 68% degli intervistati non ha opinioni o non preferisce una coppia piuttosto che un'altra. Il 13% ha dichiarato di preferire Harry e Meghan a William e Kate, il 9% ha dichiarato di preferire William e Kate a Harry e Meghan e il 10% preferisce entrambe le coppie allo stesso modo. Tra coloro che hanno scelto una coppia piuttosto che un'altra, i repubblicani erano più propensi a dire di preferire William e Kate, mentre i democratici erano più propensi a dire di preferire Harry e Meghan. Le donne erano anche più propense a esprimere le proprie opinioni sulle due coppie, con il 28% delle donne intervistate che sceglieva una coppia piuttosto che un'altra e solo il 15% degli uomini sceglieva una coppia piuttosto che un'altra. La risposta schiacciantemente neutrale ai reali è sorprendente, dato il recente blitz mediatico di Harry. Il documento Netflix di Harry e Meghan, pubblicato a dicembre, ha attirato un vasto pubblico.